12 giugno, oggi parliamo di San Gaspare Luigi Bertoni. E lui nasce e vive in un'epoca di straordinari cambiamenti storici, sociali, culturali e anche spirituali. Nasce infatti a Verona, città grande, importante, storica, no? Dell'arena, in cui il grande Shakespeare ambientò la tragedia più famosa della storia della letteratura, cioè Romeo e Giulietta. Nasce nel 1777, subito dopo qualche decennio Verona passerà dalla Repubblica di Venezia, che l'aveva governata per alcuni secoli, al dominio francese, poi al dominio austriaco, e quando San Gaspare morirà nel 1853, Verona oramai si appresta a diventare parte del Regno d'Italia, sarebbe avvenuto dopo 15 anni esatti, un tempo di cambiamenti repentini in questa grande città, e lui nasce in una famiglia ricca in cui per tradizione tutti erano notai. Egli però preferisce entrare in seminario, a 23 anni diventa sacerdote, e i primi anni apparentemente la sua vita sacerdotale è una vita pregna di Dio ma assai monotona. Mentre attorno a lui succede di tutto, ogni tipo di cambiamento, egli rimane sempre lo stesso. Rimane sempre lo stesso e si occupa nella sua pastorale a 360 gradi di tutte le categorie della società e della Chiesa di allora. Evidentemente Chiesa e società allora si sovrapponevano, e quindi si occupa dei giovani. I suoi oratori diventano affollatissimi di giovani, ed egli chiama il suo primo oratorio Coorte Mariana, proprio per imprimerle questo sigillo legato alla Madonna, ma anche questo aspetto combattivo, di milizia, di combattimento che è proprio della vita cristiana, no? Militia est vita hominis super terram. La vita dell'uomo sulla terra è un continuo combattimento, è una continua fatica. E questi oratori diventano tanto numerosi e affollati che le autorità francesi le sopprimeranno. Ma poi sarà la storia, diranno i biografi, a sopprimere i francesi, o meglio il regime napoleonico. Egli si occupa ancora degli operai, si occupa dei poveri, e quando vede che ha bisogno di aiuto si occupa di fondare i missionari apostolici, che poi saranno detti stimmatini, dalla parrocchia delle Stimmate, che sarà la sola sua parrocchia che terrà da quando diventerà parroco fino alla sua morte. Un sacerdote, insomma, tutto di un pezzo. Un sacerdote santo, infuocato, che ha vissuto e lavorato sempre nella stessa chiesa, nella stessa città, si è mosso poco mentre il mondo si muoveva attorno a lui e mentre la chiesa lo cercava in modo instancabile. Che egli, San Gaspare Bertoni, possa pregare per i sacerdoti del nostro tempo, perché nei grandi cambiamenti, radicali cambiamenti che interessano la nostra società e anche la Chiesa, possano essere santi e portare il messaggio evangelico di sempre a tutti. San Gaspare Bertoni prega per noi.